Innanzitutto grazie perché è mercoledì sera e... per molti di voi sarà stata ovviamente una giornata di lavoro pesante, una giornata di studio, di negozio, di ospedale, e domani mattina molti di voi hanno il brutto vizio di alzarsi per andare a lavorare e quindi essere qua pesa. Magari c'è qualche tifoso della Lazio, comunque sono 0-0 fine primo tempo, anche se io sto seguendo la partita per i risvolti fuori per l'ordine pubblico, perché ci sono 20.000 uomini e donne delle forze dell'ordine a garantire che sia solo una partita di calcio e che non sia altro. Dall'anno prossimo, no. Se fossimo un paese civile non dovremmo applaudire il fatto che servono polizie e carabinieri per garantire che non si pestino fuori dagli stadi. Dall'anno prossimo, quantomeno grazie al decreto sicurezza, i costi di questa polizia e carabinieri non saranno a carico di tutti gli italiani ma delle squadre di calcio, quantomeno se le pagano loro, perché sono milioni e milioni di euro ogni domenica. Però vabbè, questa è la sicurezza. Per quanto riguarda, mi sono guardato i dati del Molise oggi al Ministero e rispetto all'anno scorso abbiamo ridotto di quasi il 40% il numero di immigrati che sono in Regione Molise a spese vostre, e questo è un risultato concreto. No, perché ci sono i giornalisti che mi fanno impazzire, soprattutto alcuni giornali di sinistra. Ah, Salvini deve stare più spesso al Ministero. Ho detto, ma scusa, ma mi pagate lo stipendio per assumere forze dell'ordine e ridurre i reati e ridurre gli sbarchi. I reati quest'anno sono calati del 15%, gli sbarchi sono calati del 91%, questi sono i dati. Assumiamo 8.000 poliziotti, pompieri e carabinieri. Se poi uno risolve i problemi da Marte o dall'ufficio, non penso che ai cittadini di Campobasso gliene freghi niente, anche perché di ministri degli interni che dormivano in ufficio, mangiavano in ufficio e pisolavano in ufficio, ce ne sono stati. Quindi qualcuno mi criticherà anche, ma perché stasera cosa facevi a Campobasso? Penso che sia non mio diritto, ma mio dovere ascoltare, incontrare, perché non essendo onnisciente alcuni problemi mi vengono sottolineati sui territori. Parlavo prima col prefetto che mi diceva che l'attenzione è massima perché è una società, la vostra, pulita, onesta, però bisogna sempre tenere le antenne alte, perché dove gira denaro ovviamente e dove ci sono certe vicinanze bisogna stare attenti. E il prefetto mi diceva: ho emanato le prime 7 interdittive antimafia, perché dove c'è puzza di mafia noi dobbiamo intervenire subito, anche a Campobasso. E quindi non bisogna mai ritenersi esenti. Abbiamo investito come Ministero dell'Interno 300.000 euro solo in Molise per telecamere di sorveglianza. Ogni tanto qualcuno a sinistra protesta, però io sono convinto che i cittadini per bene non hanno paura né dei poliziotti né delle telecamere. E quindi se qualcuno non fa nulla di male, anche perché prevengono parecchi reati. Abbiamo stanziato soldi per i comuni per sistemare scuole, per sistemare strade, poi ovviamente bisogna fare di più. Quello che stiamo facendo lo stiamo facendo perché c'è un governo. Poi andiamo sempre d'accordo? No. Ultimamente io faccio gli esercizi spirituali quando mi alzo la mattina, nel senso che ormai mi impongo di non leggere i giornali, non guardare i telegiornali. La televisione la guardo quando sono con mia figlia e guardo Peppa Pig, che almeno guardo i telefilm, i documentari sulla natura, perché se guardi un telegiornale guardi Peppa Pig, appunto.
ma non perché noi vogliamo, perché poi ti parlano di un mondo che non è la vita reale. Difficilmente senti parlare di tasse, lavoro, burocrazia, ospedali, medici da assumere, cantieri da sbloccare. Noi stiamo facendo una battaglia per questo sblocca cantieri, perché non basta chiamare un decreto sblocca cantieri, devi metterci delle regole che sblocchino i cantieri. Se tu alzi, se ci sono degli imprenditori, degli artigiani, delle partite IVA, se tu complichi la vita per qualunque gara d'appalto a qualunque sindaco, dov'è il sindaco? Vieni qua, fate un applauso, perché il protagonista della serata è il sindaco, sono mica io. Vieni su, perché non so se hai capito che cosa ti sei tirata addosso, perché a giudicare dall'aria che tira, tu fra pochi giorni sei sindaco. No, su questo a me non interessa sindaco donna, lei non è stata scelta perché è donna, è stata scelta perché è brava, perché sul ministro puoi contare, come può contare qualunque sindaco, scherzi a parte, perché ovviamente fa parte del mio lavoro ragionare con gli 8.000 sindaci di destra, di sinistra, sopra, sotto, 5 stelle, liste civiche. Ovviamente quando chiamano il ministero dell'interno e c'è un problema di sicurezza, io sono a disposizione di tutti. Però fare il mestiere del sindaco in questi tempi penso sia la cosa più difficile e complicata al mondo: pochi soldi, poco personale, tante responsabilità. Se sbaglia a spostare la penna sulla scrivania un'indagine per abuso d'ufficio, non te la toglie nessuno, non voglio preoccuparti, hai ancora 10 giorni, però vale la pena farla come esperienza. D'altronde io ho contato, perché poi sì, 200 striscioni, due, si vede che c'erano due che volevano mettere le lenzuola a prendere aria, vabbè, va bene, a me diverte. Anzi, pensavo di lanciare il concorso dello striscione più simpatico e colorato, perché di solito sono banali: fascista, razzista, Salvini crepa, Salvini muore. Poi loro sono tolleranti, loro sono democratici, antifascisti, però sparate a Salvini, è una cosa così simpatica, no? È una cosa da bandiera. L'altra sera c'era uno con la bandiera della pace che urlava Salvini crepa. Dico, ma a me o togli la bandiera della pace o urli Salvini crepa, non stanno bene le due cose. Ma la sinistra sta perdendo e perderà, perché mentre noi parliamo di futuro, dell'Europa che verrà e della Campobasso che sarà, questi stanno ancora a cercare i fascisti che non ci sono più da 70 anni. Quindi questi stanno a fare i processi alla storia. Se la sinistra, che peraltro ha governato questa città, cioè se uno governa questa città per anni, si presenta in campagna elettorale tranquillo, in serenità, non insultando la Lega, gli avversari, ma raccontando quello che ha fatto. Se uno di sinistra dopo 5 anni, invece di raccontare quello che ha fatto e quello che ha intenzione di fare, passa il suo tempo ad attaccare i fascisti, i razzisti, i nazisti, vuol dire che per 5 anni non ha fatto niente, molto semplicemente, perché poi la gente non è scema, la gente non è scema, le asfaltature dell'ultimo mese fanno arrabbiare, invece che, perché ormai i concorsi e le assunzioni degli ultimi 15 giorni sono roba che ci riportano indietro a 40 anni fa, quando davi una scarpa il giorno prima e l'altra scarpa il giorno dopo. Non funzionano più, non funzionano. Beh, avrai a che fare con 30 operai che potrai gestire tu tranquillamente fra 15 giorni. Scherzi a parte, in bocca al lupo, mancano, oggi cos'è il 15? Mancano 11. giorni, 11 giorni, l'avversario tuo, mio e vostro non è la sinistra, non sono gli altri candidati sindaci, l'unico avversario fra noi e la vittoria in comune in Europa, che abbiamo anche qua a Campobasso, è la rassegnazione. Quanti cittadini pensano di non andare a votare? Tanti, li trovate domani in negozio, in fabbrica,
in ospedale, al bar, vi chiederanno dove eri ieri sera, cosa hai visto alla tele ieri sera? No, guarda, ieri sera non ero a casa, ero con centinaia e centinaia di persone a sentire Salvini. Ah, ma tanto votare non serve, tanto non cambia niente, tanto mio figlio il lavoro non lo trova, tanto l'Europa è lontana, tanto gli immigrati non li fermi, tanto Campobasso è così e resterà così per sempre. Vi chiedo in questi 10 giorni di combattere la rassegnazione, perché cambiare si può, volere è potere, e chi il 26 non vota è complice. Chi non vota poi non rompa le palle per 5 anni. Chi non vota non rompa le scatole se non cambia niente. Beh, noi ti mettiamo a disposizione la possibilità di cambiare. Se il 26 non perdi neanche 3 minuti dalle 7 della mattina alle 10 della sera per andare a votare e il 27 continui a borbottare qua non cambia niente, qua non cambia niente, chi non sceglie è complice del vecchio, sia a livello locale che a livello di Europa. Molto, anche perché mi sembra che come Lega in questi mesi abbiamo dimostrato a Roma che volere è potere. Tutti ci dicevano, tutti, la Corte dei Conti, l'INPS, la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea, l'Istat, tutti mi dicevano non riuscirai mai a toccare la legge Fornero. Stiamo smontando quella schifezza della legge Fornero pezzo per pezzo, pezzo per pezzo. Già a oggi abbiamo già superato 200.000 donne e uomini che hanno firmato e andranno in pensione quest'anno, lavoratori dipendenti, 12.000 artigiani, 12.000 commercianti, 3.000 agricoltori, c'è di tutto, persone di 63, 64, 65 anni che erano finiti nella gabbia della legge Fornero e che io incontro piazza per piazza, paese per paese, mi dicono grazie, ho la schiena rotta, ho le mani che non funzionano più, ho le gambe che non girano. Ho trovato un signore l'altra sera che mi ha detto grazie perché mi avete restituito 2 anni di vita e in questi 2 anni potrò stare vicino a mia moglie che ha letto e non si muove e almeno potrò accompagnare mia moglie in questi 2 anni invece di andare in fabbrica. E al posto di quel signore di 65 anni comincia a lavorare un giovane di 20 anni, che invece di scappare da Campobasso sta qua, invece di andare a Londra, a Berlino, a Parigi. Ecco, se voi non ci aveste dato una mano col voto alla Lega l'anno scorso non ci saremmo mai riusciti. Mi dicevano non ce la farete mai, è legge dello Stato, la legittima difesa per chi viene aggredito in casa sua è legge dello Stato. Nel suo bar, nel suo negozio, nella sua azienda c'è il diritto di difendersi, che è una roba, se ci pensate, battere le mani a uno che fa il ministro che dice è legge dello Stato il fatto che, Dio non voglia, ma se stasera tornando a casa vi trovate uno armato e mascherato e vi difendete, voi siete nel giusto e quello è nel torto, non è un'idea geniale, eh? Non è che abbiamo scoperto un genio, eh no, invece fino a ieri tu dovevi difenderti ma in maniera proporzionale al male che ti avrebbe fatto il rapinatore, quindi tu gli dovevi capire alle 3 di notte alzandoti d'improvviso sentendo un rumore con tuo figlio che dorme lì vicino, gli dovevi chiedermi scusi la pistola è vera o è finta? È carica o è scarica? No, perché così almeno io valuto. No, no. Se mi entri in casa e c'è mio figlio che dorme davanti a me, fatti il segno della croce, perché sei tu che sei fuori posto. Sei tu che sei dove non dovresti essere. Nessuno ti ha invitato. È un altro esempio, la pace fiscale, Equitalia. 300.000 cartelle esattoriali di Equitalia rottamate col saldo estralcio, 300.000 italiani che erano fantasmi sono tornati a essere esseri umani, che lavorano, hanno un conto corrente, pagano le tasse.
Anche qua con i 5 Stelle abbiamo un po' questionato, perché noi volevamo fare il saldo e stralcio generale per le persone fisiche e per le società, e invece siamo riusciti a farle per il momento sulle persone fisiche, poi vogliamo farle sulle società, perché c'è qualcuno anche a sinistra che ritiene che chi lavora nel privato, imprenditore, artigiano, commerciante, libero professionista, partita IVA, sia un truffatore a prescindere, e quindi è meglio massacrarlo prima che lui mi frega. Ma come per i sindaci, c'è qualcuno che ritiene che chi fa politica sia un ladro a prescindere. Io invece ritengo che i 60 milioni di italiani, se siamo in un paese civile, sono, fino a prova contraria, innocenti. Non siamo presunti colpevoli. E se ti arriva la cartella dell'Agenzia delle Entrate, ale, rovina. Cioè, siamo l'unico paese al mondo dove, se c'è un accertamento fiscale, sei tu che devi perdere tempo e pagare l'avvocato o il commercialista per andare in ufficio a dimostrare che sei innocente. Mentre bisogna invertire l'onere della prova. Io sono innocente, e semmai sei tu, Stato, che devi dimostrare che io sono colpevole. È un cambio totale di prospettiva, quello di civiltà, di normalità. Vabbè. Prima di venire via oggi, prima di venire qua, sono stato in ciociaria. L'ultimo atto che ho firmato al Ministero dell'Interno è stata una diffida all'ennesima nave della ONG che ha raccolto i migrati e pensa di arrivare in Italia, e gli abbiamo detto: state lontani, perché in Italia non ci arrivate. Quindi, ONG tedesca su nave olandese. E dimmi tu perché una ONG tedesca su una nave olandese con un equipaggio olandese che becca degli immigrati in acque libiche, per quale motivo dovrebbe arrivare in Italia? Perché mi dicevano alcuni, ma in passato funzionava così, appunto. Io penso che gli italiani mi abbiano votato perché devo fare l'esatto contrario di quello che facevano in passato. Molto passato funzionava così, chi se ne frega. Anche perché quest'anno abbiamo messo a bilancio 400 milioni di euro in manovra economica. I soldi risparmiati dal taglio degli sbarchi li abbiamo investiti in assunzioni di poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco. Quindi penso che sia... Questo però ditelo domani al bar a Campobasso, ma tanto non voto, che tanto non cambia niente. 3 o 4 esempi vi ho fatto, non la faccio lunga perché poi viene tardi, però sulle pensioni, sulle tasse, la flat tax, anche lì... Secondo me è l'emergenza di questo paese ridurre le tasse a chi lavora e a chi crea lavoro. È l'emergenza numero uno. Perché qualche collega di governo mi dice: bisogna garantire un minimo di stipendio a tutti i lavoratori. Perfetto. Però chi lo paga lo stipendio ai lavoratori? Se non abbasso le tasse a chi paga lo stipendio ai lavoratori, evidentemente nessuno paga lo stipendio ai lavoratori. Quindi non è che... Lo diceva la Thatcher, il socialismo come idea è anche bella, ma prima o poi i soldi degli altri finiscono. Quindi non è che puoi redistribuire i soldi degli altri, perché se mungi una mucca e la strangoli hai finito di mungerla. Quindi l'abbiamo fatto per le partite IVA, abbiamo fatto l'esperimento tassa fissa al 15% per chi fattura fino a 65.000 euro, partite IVA, artigiani, commercianti. Risultato: nei primi 3 mesi di quest'anno hanno aperto 200.000 nuove partite IVA in Italia, 200.000. Persone che hanno detto: con una tassazione bassa ci provo, mi metto in gioco. E quindi è questo, perché noi siamo il paese con gli imprenditori, gli artigiani e i lavoratori, gli operai migliori al mondo. Se riusciamo a ridurre ancora un po' le tasse, stasera avrete visto i telegiornali, lo spread, sale lo spread, perché io ho detto che se ci sono delle regole europee che massacrano i lavoratori italiani, queste regole europee vanno cambiate, l'ho detto e lo farò se ci mandate in Europa, la cambiamo tutta questa Europa, da cima a fondo, sull'agricoltura, sul commercio, par normale che no. Noi stiamo aspettando da settimane di risarcire migliaia di risparmiatori truffati da dei banchieri scorretti, abbiamo messo 1,5 miliardi a bilancio, ma stiamo aspettando il permesso dell'Unione Europea. Allora, sono soldi degli italiani che devono andare ad altri italiani e dobbiamo aspettare il permesso di qualcuno da Bruxelles. Ma perché?
Ma perché i nostri pescatori devono dipendere da direttive di Bruxelles? Perché i nostri agricoltori devono essere rovinati perché arriva l'olio dalla Tunisia, le arance dal Marocco, il grano dal Canada, la carne dal Sud America, il latte in polvere di qua? Ma perché? Io ho fatto una battaglia di 5 anni per il riso. Per il riso, perché a Bruxelles avevano tolto i dazi e arrivavano tonnellate di riso dalla Cambogia, dove usavano pesticidi, fertilizzanti, cemento, robe che i nostri agricoltori non possono usare perché sono fuori legge, quindi là costava di meno e quindi eravamo invasi dal prodotto schifido che arriva dall'altra parte del mondo e chiudevano i nostri agricoltori perché non riescono a competere. Come fai a competere? C'è il Giro d'Italia che passa qua domani, è come se uno andasse in bicicletta e l'altro in motorino, non puoi andare alla stessa, uno può essere il ciclista più veloce del mondo, ma se l'altro gareggia col motorino è scorretta. Ecco, l'Unione Europea ha costruito un sistema che avvantaggiava uno, i tedeschi, per fregare tutti gli altri. Se ci date una mano andiamo a cambiarle queste regole, perché in Molise si mangi molisano e si beva molisano. Questo è un esempio a quelli che ma tanto l'Europa non entra in casa mia. No, falso. L'Europa è quella che fa e disfa sull'agricoltura, sulla pesca, sul commercio, con la direttiva Bolkestein hanno provato a radere al suolo interi settori commerciali. L'Europa è quella che decide non puoi assumere medici, non puoi assumere giudici perché c'è il rapporto del 3% deficit PIL, è lo spread, è qui e là. Ma ci hanno chiuso in una gabbia dove sembra che sia normale vivere in gabbia, dove l'obiettivo è di vivere a tempo determinato da precari. Io sono sicuro che in questa bellissima sala, fra queste centinaia di persone, ci sono una marea di ragazzi e ragazzi a tempo determinato. Ormai sembra quasi normale avere una vita a tempo determinato. E arrivi a 40 anni prima di avere un lavoro che non sia a scadenza. E arrivi a 40 anni e ti accorgi a... che il mutuo non te lo davano perché se sei precario, partita IVA o a tempo determinato, a scadenza o a rinnovo o dipendente di una cooperativa, vai in banca a chiedere il mutuo, iniziano a ridere e poi ti saluto Giuseppe. Arrivi ai 40 anni e ti accorgi che non sei riuscito a mettere al mondo neanche un figlio. Ti piacerebbe farlo, però ovviamente da queste parti prima di mettere al mondo un figlio uno fa due conti. C'ho il lavoro, come gli pa... Ah, a proposito, ringrazio il ministro della famiglia Lorenzo Fontana che al decreto crescita ha presentato emendamenti a nome della Lega per il bonus bebè, per ridurre l'IVA sui pannolini, sul latte in polvere, sui prodotti per la prima infanzia. Però... quindi la scommessa e il futuro, il 26 maggio è un referendum, non sulla Lega, sull'Europa, o si va avanti o si torna indietro. Se per altri 5 anni l'Europa continua a essere governata dall'asse dei socialisti e dei democristiani, è finita. Abbiamo un tasso di disoccupazione del 10% e ci spiegano che... Vi rendete conto che in Italia abbiamo 5 milioni di poveri? Cioè siamo la seconda potenza industriale d'Europa, ma anche a Campobasso c'è gente che non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena. Che deve decidere, stasera mi dedico al pranzo o mi dedico alla cena? Per carità, non è che noi promettiamo miracoli e quindi votando Lega il 26 maggio, dal 27 a Campobasso tutti ricchi, belli, simpatici, intelligenti, fortunati, con un posto di lavoro da 3.000 euro al mese, no. Però chi sceglie la Lega Campobasso fa una scelta precisa per le case comunali, i contributi comunali, i bonus comunali, gli aiuti comunali. Prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo. Prima vengono i cittadini di Campobasso e poi se avanza qualcosa arriva il resto del mondo. Perché... altrimenti è quelli che dicono fascisti, razzisti, no, ma mi sembra demenziale. Ho una casa popolare, a chi la do? A un rom, ma perché? O a quello che è arrivato l'altro ieri. Oggi c'è stata una sentenza della Corte Europea che ha annunciato che farà un'infrazione a Regione Lazio e all'Italia perché noi discriminiamo i rom nell'assegnazione delle case popolari. Io ho solo detto al Ministro dell'Interno che il mio obiettivo alla fine del mio mandato, che dura altri 4 anni, è di avere in Italia 0 campi rom, perché non esistono da nessun'altra parte del mondo. 0. Poi se uno vuole e lavora,
la casa la compra, l'affitta, fa, come tutte le altre persone normali. Non si capisce perché ci siano il 99% degli italiani che la casa o la comprano o l'affittano o pagano il mutuo o si mettono in coda per la casa popolare, e qualcuno che invece ha diritto a prescindere. No, ai diritti accostiamo i doveri, quindi in bocca al lupo nelle prossime settimane dal Ministero che ho l'onore di gestire da questi mesi. Arriveranno altre iniziative, una che aumenta le pene per chi abbandona o maltratta gli animali, visto che ci avviciniamo all'estate, e anche su questo si misura il grado di civiltà di un paese. Settimana prossima la Commissione del Senato approva il finanziamento, anche questo è un emendamento della Lega, 130 milioni di euro in 3 anni per accendere telecamere negli asili nido, nelle scuole materne, nelle case di riposo, per proteggere bimbi, disabili e anziani. Quindi, piano piano vediamo di arrivare a un'Italia più bella, più serena, più ordinata, dove tornino a valere le regole, un po' di ordine, un po' di decoro, un po' di rispetto, un po' di sacrificio, un po' di disciplina, e quindi è questo. Poi a me, io non distingo gli esseri umani in base al colore della pelle, in base ai gusti sessuali, ognuno fa quello che vuole della sua vita. Cioè, voi stasera tornando a casa non mi interessa se andate a cena o fate l'amore con un uomo, con una donna, non è a famiglia, non è, ognuno a casa sua fa quello che vuole, però se ci mandate in Europa difendo il diritto della mamma a chiamarsi mamma e il diritto del papà a chiamarsi papà e il diritto del bimbo ad avere una mamma e un papà. Perché altrimenti sembra quasi che li avevano cancellati. Io sono arrivato al Ministero, dai moduli per richiedere la carta d'identità elettronica su internet avevano cancellato mamma e papà e c'era genitore, e ho detto: ma io non sono un genitore, io sono il papà e lei è la mamma. Ci abbiamo messo un po' di mesi, ci hanno fatto ricorso contro ricorso, il garante della privacy. Il garante della privacy, perché, ma che privacy è? Se mi entrano in ufficio lo intuisco che quella è la mamma e quello è il papà, non è che debba fare un'indagine, no, perché ci sono questi esperimenti di ingegneria, non perché sono uomo, ma se fossi donna la sola idea di essere considerata un utero in affitto mi farebbe schifo, un oggetto che sforna bambini su richiesta. Io lo voglio biondo, io lo voglio moro, io lo voglio rosso. Cioè, vi rendete conto della follia di qualcuno che voleva cancellare tutto quello che è il bello? È il bello coi limiti, coi difetti, per carità di Dio, eh? Quindi è questo, una società che accoglie chiunque meriti di essere accolta, ma che crea e chiede rispetto. Quindi anche Campobasso sarà una città aperta, un po' più pulita, un po' più ordinata, un po' più curata, non solo a un mese dalle elezioni ma durante i 5 anni del mandato dell'amministrazione, e che poi dia opportunità a tutti. Però se uno arriva a Campobasso e dopo un po' inizia a dire non mi piace il presepe, non mi piace il crocifisso e cancelliamo la festa di San Giorgio perché mi sta antipatico, torna a casa tua e fai quello che vuoi, torna a casa tua e fai quello che vuoi. Viva la Lega, viva Campobasso, grazie al Molise e grazie di cuore per quello che farete da qui al 26 di maggio. Adesso vi chiedo ancora un minuto, se vi sedete un secondo così almeno in foto, poi mi fermo fino a te. Qualcuno vuole fare una foto? Mi fermo, sedetevi un attimo, però vi chiedo 2 foto. Uno, no, seduti tutti, ho chiesto di sedervi. Non voglio qua nessuno, ma nessuno. Luigi, anche tu, via, non ti voglio. Non voglio nessuno. Voglio qua solo il sindaco e i candidati di Campobasso e poi passiamo a Termoli. Foto, via, fuori anche voi. Via, applauso alla squadra di Campobasso. Allora, giù accosciati. Accosciati quelli da